Astronauts to the moon. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Liftoff. We have a liftoff. We got you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. What you're seeing here is a mirage. And I think it's time for the masses to wake up. Wake up. Wake up! Wake up and look at this line and live it in, man! Ciao a tutti, come va gente? Geranis è tornato col terzo punto, l'ingrandimento atmosferico. Avreste visto immagini o video come questo di qualcuno che riprendeva dei palazzi e con più questi palazzi erano lontani, più venivano nascosti dalla massa d'acqua. Questo significa che c'è un inarcamento d'acqua fra noi e quel palazzo? La prima domanda che faccio è, perché l'acqua non si precipita sulla spiaggia, come se fosse questo il caso? Voglio dire, se c'è qualche altro modo per spiegare come questo tronco sembri nascosto da un tumulo d'acqua, o come anche questo hotel sembri nascosto dietro l'acqua. Ho voluto riflettere su questo ragionamento. Pensate che è così come funziona il mondo? Voglio dire, mezzo hotel è dietro l'acqua, giusto? Sbagliato. Sappiamo che l'acqua si alza al livello degli occhi e che metà della nostra vista è il cielo e metà è l'acqua. Bene, qui è quello che succede in realtà. Supponiamo che questa coperta sia l'acqua e come vedete ho posizionato un palazzo alla fine. Se mettiamo una lente di ingrandimento, oh, dov'è finita la base del palazzo? Abbiamo già parlato che l'atmosfera funziona come una lente e la prova di questo è che nessuna di queste osservazioni sono costanti, cambiano di giorno in giorno e non combaciano con la formula della curvatura della Terra. Qui abbiamo questo signore che ha rilevato delle osservazioni eccezionali in Santa Barbara mostrandoci come le variazioni dei giorni in realtà cambiavano le grandezze di queste piattaforme nascoste dalla vista. Trovate il link del suo lavoro nella descrizione dove potete verificare. Ed un altro da vedere che ha fatto un buon lavoro su questo soggetto è Rob Skiba. Rob, che succede qui? L'atmosfera in realtà funziona come una lente. Che tipo di lente? Una lente convessa o lente di ingrandimento? Ok, ha un senso, ma che dicono gli esperti? Qual è la loro spiegazione di quello che succede? Qui a Chicago si vede la cima della Torre CN, questa simulazione invertita, noi ci spostiamo sulla località e speriamo che adesso riesci a vedere tutti i grattacieli di Chicago, incluso le basi al suolo. Ah, l'atmosfera funziona esattamente come una lente. Sì, a proposito meteorologo, non è un miraggio. Alla prossima, pace!